Si inizia. Allora ragazzi, vi spiego un attimo la calce. Allora, per vari motivi. Intanto siamo in Puglia e in Puglia c'è una grandissima tradizione della calce. E la calce migliore in Italia, tra l'altro, è sempre stata cavata in Puglia. Cioè in Puglia avete le cave di carbonato di calcio le migliori che in Italia. Quindi ecco, quello che vi dirò oggi, siccome con diversi di voi ho parlato sul fatto che la permacultura, cioè chi si avvicina alla permacultura, come si è visto proprio il primo giorno che si parlava ieri, il filo conduttore è quello del cambiamento. Solitamente noi quando cominciamo a intravedere la possibilità di cambiare, una delle prime cose, tanti di noi l'hanno fatto, la prima cosa da cambiare è il lavoro, di rifare un lavoro che ci dia felicità. E quindi tutte queste cose io vi sto dicendo, io sono sicuro, ma sono sicuro perché lo vedo tutti i giorni, che su certe cose si possono creare delle occasioni di lavoro, affrontare un lavoro più sostenibile, che ci dia felicità, che ci metta a contatto con in questo caso committenti con il fatto uno possa aiutare a costruire o autocostruire la propria abitazione o qualsiasi altra cosa nel modo corretto e non convenzionale. La calce in Italia, noi siamo stati dei maestri grazie ai romani con la calce, poi si vedrà come, però negli ultimi 50 anni tutta la filiera della calce è scomparsa di fatto. In Italia ci sono solo 3 fornaci che ancora fanno la calce come la facevano i romani e vanno a coprire una piccolissima nicchia di mercato. Questo per chi produce la calce, ma poi anche tutta la filiera di chi la distribuisce, chi la mette in opera, è stato perso proprio le conoscenze. Io quando vado a parlare di calce con imprese o rivenditori, proprio c'è la nebbia totale, si è perso tutte le conoscenze. Fortunatamente invece in Italia parecchie persone ci stanno rilavorando, alcuni, soprattutto quelli che si occupano di restauro, le conoscenze le hanno, sono tutte scollegate. Quindi se noi riusciamo a rimettere insieme un po' questi elementi, e in Puglia, partendo dal fatto che avete la materia prima la migliore d'Italia, potrebbe essere un'idea quella di riattivare questa filiera, che può essere anche un'occasione di lavoro. Io non so come, però se un gruppo di persone si mette insieme, poi queste cose sono possibili. Cioè, io quando ho cominciato a affrontare gli edifici in paglia sembrava fosse impossibile costruire un edificio in paglia con tutte le normative. Le prime domande che mi avete fatto voi è: cioè, ma è possibile costruire senza norma? Il problema nostro, quando abbiamo iniziato, era esattamente il contrario, di poter costruire degli edifici che fossero tutti certificati e quindi fossero tutti, che ci fosse la possibilità di costruire legalmente. Se uno di questi form, per caso questo che c'è a Fasano, può darsi, non te lo so dire, perché ora c'è un'associazione in Italia, si chiama Forum della Calce, che loro fanno questo lavoro di rimettere insieme o stimolare i produttori della calce, ma di sicuro in Puglia qualcuno ci sarà. Allora, la calce, il primo ritrovamento di un pavimento dove hanno usato la calce come malta, e come malta il criterio
funziona come vi ho spiegato ieri per la terra cruda, il legante è la calce e poi c'è la sabbia, occhiaie e acqua. Il primo ritrovamento è stato fatto in un pavimento fenicio. Poi dopo tutte le altre culture, sia Mesopotamia, ma tutte quelle nell'area mediterranea, hanno continuato a usare la calce. E la calce ha permesso di fare quel salto di qualità dal legno, la paglia, la terra, di fare le costruzioni così come vediamo le nostre città, campanili alti più di 100 metri, tutte di tutte le civiltà, c'è stata la possibilità di costruire in questo modo grazie alla calce. Cioè, il fatto che ora debba costruire solo con il cemento, la domanda uno si deve fare, cioè, ma tutte queste grandi opere che sono in piedi lì da centinaia e migliaia d'anni, ci sarà un altro materiale che funziona quanto il cemento armato per determinate cose. E questo materiale è la calce. La calce ci ha permesso di fare tutte queste grandi opere. E quando si arriva ai Romani, i Romani sono stati dei maestri anche perché si sono inventati le calci idrauliche. Quindi noi abbiamo due famiglie di calci. Abbiamo la calce aerea, e la calce idraulica. Partiamo dalla calce aerea che è la base. Va bene. La calce aerea si produce il materiale di partenza è il carbonato di calcio. Il carbonato di calcio in natura è diffusissimo. Ce l'abbiamo veramente da tutte le parti, qui è pieno. Per ottenere una buona calce occorre che questa pietra di carbonato di calcio sia il più pura possibile, cioè che non abbia all'interno altri elementi. Torno a ripetere, in Puglia avete delle cave dove c'è la calce quasi pura al 100%, è quella la cosa, diciamo, più difficile. Sono dei sassi bianchi. Ora, io ieri ne avevo preso uno. Comunque, sono dei sassi bianchi bianchi. Prima c'erano le persone, allora, dove non c'erano cave, ad esempio, dalle nostre parti, cave di calcare puro non ci sono. Allora, venivano prese le pietre lungo il letto dei fiumi e c'era chi di mestiere sapeva riconoscere qual era il sasso che era di calce pura rispetto a quello che non lo era. Il carbonato di calcio ha questa formula. Ora io vi fo questa formula, solitamente evito, però qui vi serve per capire il ciclo di come funziona la calce aerea. Le pietre sono carbonato di calcio e CaCO3. Questo è il carbonato di calcio. Allora, queste pietre vengono cotte. Vengono cotte in dei forni particolari dove il carico delle pietre viene fatto dall'alto. Fate conto di avere dove qui arrivavano, scaricavano queste pietre, poi a un certo punto c'è la parte della cottura del forno e la parte dello scarico. In pratica buttavano tutte queste pietre. Ora, questi erano i forni più il sistema usati, però tipo nelle campagne
In questa zona qui magari c'era il fuoco, quindi c'era il carico del combustibile. E man mano che le pietre si cuociono, perdono peso e anche volume di circa un terzo. Quindi, man mano che le pietre si cuociono, vanno verso il basso. Qui viene preso la pietra cotta, va bene, e quindi qui si abbassa e c'è questo ciclo. Normalmente, dal momento in cui si butta la pietra di carico e al momento in cui si va a ritirare, in questa parte si raffredda, passano circa un 10 giorni. E la cottura deve essere mantenuta sui 900 gradi. Questo è un sistema un pochino più evoluto. Nelle campagne, che cosa facevano? Facevano sempre, prendevano un balzo, bene, ci scavavano una buca, la rivestivano di pietra, proprio una buca tutta rivestita di pietra, da questa parte ci mettevano la legna per fare il fuoco. Mettevano le pietre sopra, poi ricoprivano e poi, cioè, non c'era un carico continuo come questo, cuocevano, ci voleva, per cuocerle ci vuole 4-5 giorni, quindi ci vuole molta energia per produrre la calce e poi tiravano fuori la calce. Durante la cottura il carbonato di calcio si perde anidride carbonica. E quindi otteniamo CaO, che è l'ossido di calce, ossido di calcio. Oppure detto anche calce viva. Quando sentite parlare della calce viva, quindi meno CO2. Abbiamo una perdita di un terzo del peso. Queste pietre si presentano con tutte delle spaccature, sembrano quasi un tizzone di legno, però chiaro. E quella è la calce viva. A questo punto la calce viva veniva, queste pietre cotte venivano messe in delle vasche di acqua. L'ossido di calcio messo in acqua reagisce violentemente, sviluppa tanto calore e questo era il motivo per cui veniva anche la calce viva, veniva fatta in polvere e quindi veniva utilizzata per disinfettare in caso di epidemie. Però Giuseppe ci diceva che, e qui si entra fuori il tema qui dell'acqua, che qui avevano già costruito, avevano qui sotto c'è una grande cisterna dove raccoglievano le acque piovane, loro la bevevano, perché non avevano altra acqua qui, dopo un periodo magari di non pioggia, siccome l'acqua ferma tendeva a avere impurità, ci buttavano, come diceva, non so chi ieri, te, l'ha confermato, ci buttavano della calce viva per ammazzare tutte. E quindi poi continuavano a berla perché chiaramente non avevano altra acqua. Allora, quando noi si butta l'ossido di calcio nell'acqua, che cosa fa? Cosa fanno le molecole di ossido di calcio? Si riprendono, assorbono acqua e quindi abbiamo CaOH2 che è l'idrossido di calcio. E questo idrossido di calcio è la base per fare la malta di calce. In pratica questo idrossido di calcio viene anche, chiaramente viene chiamato grassello di calce, il famoso grassello di calce.
la calce spenta. No, la calce spenta. No, vabbè, la calce spenta è un'altra cosa. Ora ci si arriva. E comunque l'ossido di calcio si spenge in acqua, diciamola così, e diventa idrossido di calcio. Però perché tutte le molecole di ossido di calcio arrivino a diventare idrossido di calcio, quindi che assorbino l'acqua, le molecole dell'acqua, è un processo lungo. Per cui i romani minimo lasciavano l'ossido di calcio dentro queste vasche 24 mesi. Tant'è che prima, quando ci si costruiva le case, non è come ora, dice, allora vuoi comprare quello, vuoi comprare quell'altro. Si partiva minimo 2 anni prima, e che cosa si faceva? Ci si faceva la vasca per spengere la calce e si lasciava lì 2 anni, così dopo, quando si cominciava la casa, c'era la calce disponibile. Ma non solo, il legname, oggi noi mettiamo dei legnami che sono tagliati in tutto il periodo dell'anno e non va bene, e poi li utilizziamo subito, quando va bene li passano dei forni veloci per essiccare, ma prima cosa faceva? Minimo tutto il legname veniva stoccato e minimo 2 anni veniva stagionato. Quindi prima, quando uno iniziava la casa, doveva pensare minimo di iniziare 2 anni prima di mettere mano alla costruzione. Quando noi il grassello di calcio lo mescoliamo alla nostra sabbia e lo mettiamo in opera, quindi lo mettiamo, lo togliamo dall'acqua e quindi lo mettiamo all'aria, che cosa fa? A quel punto, mettendolo all'aria, perde le molecole di acqua, quindi meno H2O, e dall'atmosfera si riprende l'anidride carbonica, CO2, quindi ritorna carbonato di calcio. Qual è il senso? È come se io prendo una pietra e me la spalmo nel muro, è per questo che mi può durare 2000 anni a me un intonaco di calce. Questo processo di assorbimento dell'anidride carbonica è un processo lento e si chiama carbonatazione. Qui abbiamo la carbonatazione. Quando viene messo in acqua, no? Quando viene a contatto con l'aria, si parla di calce aerea, quindi perde acqua, e l'acqua la perde velocemente, però l'assorbimento di anidride carbonica lo fa lentamente. Questo processo è la carbonatazione. Allora, è stato analizzato delle malte, sempre romane, di 2000 anni fa, e hanno visto che pochino, ma continua questo processo di carbonatazione. Che cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che continua a maturare. Cioè, qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, ha sempre una curva più o meno veloce. Comunque, qualsiasi materiale arriva a maturazione, dopo, quando ha finito di maturare, lento, veloce, comunque inizia il degrado. In qualche maniera viene degradato. Quindi il fatto che la calce dopo 2000 anni ancora non ha raggiunto la curva massima vuol dire un materiale speciale. È per questo che è molto più sostenibile rispetto a altri tipi al cemento, perché il cemento dopo 3 mesi arriva a questa curva qui. È per questo che il cemento
è un materiale, si è visto, perché quando sono inventati il cemento, in buona fede si pensava ad aver trovato la pietra naturale eterna. Poi si è visto che non è così, cioè che l'hanno fatta apposta. Il problema qual è? È di non ammettere che non era come si era pensato prima. Però nel frattempo ci avevano messo addosso un'industria micidiale. Noi in Italia siamo i maggiori produttori di cemento di tutto il mondo, tra l'altro, quindi abbiamo una responsabilità. E per cui questa macchina è un casino fermarla da un punto di vista economico. E quindi noi si va a vendere cemento in tutti i paesi di sviluppo. Magari io ho una grande esperienza in Albania. In Albania la halce è conosciutissima. Hanno costruito sempre la halce, ora sono tutte a costruire con il cemento. Questo. Allora, quello che andiamo a comprare ora, quello che ci vendono come grassello di calcio, che cosa si sono inventati? Voi andate a comprare questi sacchetti con dentro l'acqua e c'è una pasta bianca. Ecco, il grassello di calcio si presenta proprio con una pasta bianca. Anzi, oggi pomeriggio lo vedremo. Chiaramente l'industria non è che si può mettere lì a fare, cioè fino a qui a cuocerlo, ora c'è dei forni mostruosi, quindi fanno veloce. Il fatto di metterlo, di aggiungere acqua non hanno nessun problema, il loro problema è tenerlo nelle vasche 24 mesi. Questi dice, quel Cristo io, sa quanto, cioè, quanto spendo e quanto lavoro. Adesso hanno inventato una cosa e si sono dati anche una regola loro, che dal momento in cui viene prodotto a quando viene commercializzato non devono passare meno di 3 mesi. Intanto l'acqua, la calce non la mettono più nelle vasche, c'è questi sacchetti di plastica, ci mettono l'acqua dentro, hanno calcolato che dal momento in cui la producono a quando arriva l'utente finale passa 3 mesi, e quindi si sono dati la regola dei 3 mesi. Però quei sacchetti che si presentano come un grassello normale in pasta bianca, di idrossido di calcio ce ne sarà un 10%. Il 90% è ancora ossido di calcio, perché non ha avuto il tempo di la molecola di assorbirsi l'acqua. Bene. Quindi quello che compriamo è una grande quantità di ossido di calcio con un po' di calcio dentro. E per Quindi è questo, calce viva. eh? Quando diciamo che abbiamo comprato la calce viva. No, è già spenta. Vedi, quello torna, la domanda a lui. È già spenta perché la calce viva, appena la butti, reagisce subito con l'acqua, quindi sviluppa tutto il calore, sviluppa molto calore, poi si spenge e piano piano si riassorbe le molecole dell'acqua. Però per spengerlo non è che tutto l'ossido di calcio si lega con l'acqua, capito? Perde quella turbolenza Quindi iniziale. fisicamente, quando, se dovessimo comprare la calce viva, sarebbe informato non apposto. Come? Era Sì? lì la calce No, viva. no, no, Anzi, la dobbiamo calce comprarla. viva Sì. è Abbiamo tentato, però sono adesso os. sono morti. Abbiamo tentato, volevamo mettere le olive. Non si faceva. Quindi questa è la calce aerea. Allora, ad esempio, io i sacchetti di grassello, quelli dove vengono tenuti 3 mesi, intanto è che fo, perché il casino è trovare la calce, la buona. Io ne compro un po' per fare corsi, così la metto in cantina nei sacchi e un po' di più mi ci va, però non è in modo corretto. Io li pago su un sacchetto di 25 kg, 5 euro a sacchetto. Si trova della calce buona, da quella ma è difficile trovarla, e si paga sui 20 euro. Quindi ma è chiaro che costa di più, perché c'è un lavoro
della Madonna di più. Però a noi cosa ci serve l'intonaco? L'intonaco è uno degli elementi costruttivi importantissimi, perché l'intonaco, quello esterno, l'interno uno potrebbe anche non farlo, ma quello esterno è un elemento preposto alla protezione dei fabbricati. È come la pelle nostra, cioè se noi abbiamo una malattia nella pelle, sono cazzi. È la stessa cosa, quindi l'attenzione, ma anche nell'investimento, nell'intonaco in un edificio, è una delle cose più importanti dove bisogna prestare più attenzione. Bene. All'interno delle calce aeree vi proporranno quelle che definiscano calce idrata. Se voi andate in un magazzino edile e dite io voglio fare un intonaco in calce, la prima cosa che vi propongono sono dei sacchetti che assomigliano molto al cemento, proprio anche nella confezione, e vi propongono la calce idrata. La calce idrata come viene prodotta? Sempre sistema industriale. Cuociono il carbonato di calcio, riducono in polvere, una polvere molto sottile, l'ossido di calce, quindi la calce viva. E poi con delle macchine gli spruzzano per insufflazione, gli spruzzano a forza, gli sparano dei getti d'acqua finissimi che servono proprio a spengere la calce e basta. E poi gli spruzzano talmente poca acqua e comunque rimane polvere. Bene? Ecco, questo è la calce idrata. Quindi, bene pensarci neanche di usarla nelle costruzioni, però comunemente viene usata, viene usata. Quindi l'effetto della calce idrata è semplicemente spegnere la calce viva, cioè che vantaggi dà rispetto Senti, io non te lo so dire perché a quando ho scoperto me la fanno, ho un'applicazione detto per apposta. me fa che cazzo li fai, gliela lascio lì. Ecco, poi ci sono c'è il mondo delle calci idrauliche. Allora, la calce idraulica, anche lì storicamente, è stata un'invenzione che ha dato all'impero romano un impulso eccezionale. Perché? Perché i romani, allora, mentre noi etruschi, militarmente, qual era la nostra tattica? Era quella di costruire in dei colli dove si poteva vedere quando ci arrivavano per farci il culo, e poi noi le strade facevamo strette, addirittura le tagliavamo la pietra proprio per avere delle strade strette, in maniera tale che quando arrivavano noi dall'alto con la strada stretta ci si difendeva bene. I romani invertirono tutto il concetto. I romani cominciarono a costruire grandi strade per far passare gli eserciti, contavano sulla velocità, va bene, e quindi è stata una strategia vincente perché hanno conquistato tutto l'impero. Però avevano un problema, perché tu le strade le puoi fare grandi quanto ti pare, quando tu arrivi a un fiume tu devi avere una struttura che devi passare. Allora, prima dei romani tutti i ponti erano fatti in legno. E difendere da un punto di vista militare un ponte di legno è un casino perché da lontano con le frecce gli si può dare fuoco, insomma, ci vuole tanta più energia per difendere un ponte in legno. Allora, i romani cosa scoprirono? Beh, si riscilla un po' di carta perché sennò. Non si fa così, così. I romani scoprirono che aggiungendo alla calce, al grassello di calce,
aggiungendo una polverina, una terra che è la pozzolana, che la calce acquisiva una proprietà straordinaria che induriva anche sotto l'acqua. Mentre la calce aerea, se si va a murare qualcosa sott'acqua, non succede nulla, rimane molle, quindi non riesce a cos'è. Mentre lo stesso grassello di calcio, aggiungendoci pozzolana, va bene, si solidifica in acqua. Lì fu straordinario perché intanto cominciarono i ponti a non farli più di legno e a farli a murare le pietre. E lì, capito, buttare giù un ponte fatto in quella maniera era molto più difficile, quindi occorreva molta meno energia per difenderlo il ponte. Quindi tutto il sistema di offesa del militare di queste strade funzionava meglio. E poi potevano, cioè, tipo, tutte le o i porti. I porti, prima dei romani, come Cristo li faceva i porti, con la calce idraulica, incominciarono a fare le strutture dei porti murate. Quindi è stato. E questo è il diffondersi poi della calce, sia idraulica che aerea, con tutto quello che comportava nelle costruzioni, i romani l'hanno diffuso in tutto l'impero, quindi noi in Italia abbiamo contribuito a insegnare a tutto il mondo a costruire nella maniera corretta e con i materiali giusti. In 50 anni ce lo siamo giocato. Allora, la calce idraulica, che cos'è la pozzolana? La pozzolana è in pratica l'argilla che nei momenti di eruzione, entrando a contatto con la lava, in determinati punti, quando la lava si raffredda, chiaramente ha varie temperature. Quando la lava è arrivata a 900 gradi, cioè nei punti dove l'argilla è entrata in contatto con la lava, che aveva una temperatura a 900 gradi, va bene, si è cotta la terra, non è arrivata a vetrificarsi perché sennò è un'altra cosa, sennò è clinker, e quindi aveva la cottura giusta per mettere questa terra, questa argilla cotta dentro il grassello, e l'argilla sono silicati di alluminio, quindi la silice e l'alluminio dentro il grassello di calcio e poi in presenza di acqua fanno una reazione tale che indurisce. Ora no, nelle slide non ve l'ho messo però comunque se uno, poi magari voi se mi lasciate le mail, poi vi mando, se uno vuole approfondire anche tutto il processo, proprio tutto il processo chimico. Fatto questo, i romani si inventarono, cioè una volta che avevano la calce idraulica, si inventarono anche un'altra bella storia, che è quella del cacciopesto. Che funziona, cioè il cacciopesto che cos'è? È argilla cotta, viene macinata e i romani utilizzavano, recuperavano con questo sistema tutte le anfore, perché le anfore che usavano per trasportare il vino e l'olio, una volta usate, poi c'avevano delle montagne di scarti, non sapevano che fare. Ecco, con il cacciopesto riutilizzarono. Il pistaccio è praticamente un enorme incubo. Esatto. Gran parte di queste anfore, con la scoperta del cacciopesto, se le sono riuscirono a smaltirle. E che cosa fa il cacciopesto? È una malta idraulica, che loro utilizzavano come? Le utilizzavano per rivestire tutto quello che poteva contenere o far scorrere l'acqua. Quindi cisterne, le piscine,
le terme, tutti gli invasi degli acquedotti, li facevano tutti con il cocciopesto. La proporzione per fare il cocciopesto è 2 parti di sabbia siliscea, e qui è bene usare quella siliscea, una parte di grassello di calce, grassello, e una parte di cocciopesto per fare la malta. La granulometria del cocciopesto segue la stessa regola della granulometria della sabbia. Allora, anche qui c'è una grande confusione. Io prima di capire le proporzioni, alla fine l'ho capite grazie a Vitruvio. Vitruvio, se uno si può mettere in questo mondo delle costruzioni e vuole approfondire, è il primo libro da studiarsi perché è eccezionale. Oltre al fatto è anche un permacultore, perché il primo libro di Vitruvio descrive l'architetto chi è. E la prima cosa, dice Vitruvio, dice l'architetto è una persona che fin da bambino acquisisce nozioni di scienza e di pratica. Il discorso dopo dice tutte le persone che hanno solo la scienza non vanno da nessuna parte. E le persone che hanno solo pratica, come architetto, non vanno da nessuna parte. L'architetto è quello che sa fare e quello che conosce. Questo è, cioè, l'abbiamo capito 2000 anni fa. Sì, poi dopo, ad esempio, sì, ma e dopo. Tanto per dire, Palladio è uno che si è studiato in maniera approfondita Vitruvio, quindi anche nel Cinquecento ci fu tutta una riscoperta. Tra l'altro, la calce è un materiale abbastanza sfortunatello perché nel Medioevo anche lì si andò perdendo tutta la conoscenza della calce. E nel Cinquecento ci fu una riscoperta appunto di tutto il mondo romano. E quindi si sono ristudiate e grazie a Vitruvio siamo riusciti a recuperarlo. Quindi, ad esempio, per il cocciopesto, gli intonaci dove abbiamo tanta umidità sono da preferire, oppure marciapiedi. Cioè, con il cocciopesto si può evitare tutto il discorso delle guaine, perché abbiamo un materiale che ci isola dall'acqua, però è traspirante. Nel mio paese lo usavano, nel mio paese Gravina, l'hanno usato per coibentare le cisterne, Certo. cisterne profonde 20 metri Esatto. enormi, Infatti, ora dopo si farà cisterne piccole. l'esercitazione, voi vedrete che qui ci sarà bisogno, hanno delle cisterne, una in cemento, l'acqua, contatto il cemento, è bene non tenerla. Quindi lì o ci metti una guaina o la soluzione può essere quella del cocciopesto. Il cocciopesto, voi che qui avete le molazze, ecco, la molazza è un altro utilizzo che ci serve molto per fare il cocciopesto, perché si può recuperare tutti i mattoni e tegoli preferibilmente vecchi, li mettete dentro la molazza e li polverizza alle varie granulometrie, cioè se la fate girare tanto viene proprio una polvere sottile sottile, se la fate girare meno invece potete avere le diverse granulometrie. Il miglior materiale sono le tegole vecchie, perché sono dilavate quindi magari perdono determinate impurità, che sono fosfati, è il miglior materiale. Come del resto i mattoni, se trovate mattoni quelli delle case povere dove sono stati cotti un po' meno rispetto, quello è il miglior materiale, però poi se uno, come al solito, uno
prende quello che c'ha. Però quando vedete che qualcuno rifà il tetto, avete una molazza, invece di fargli buttare via ogni cosa, prendete. I problemi con la calce idraulica, sempre nei rapporti fra i fornitori. Allora, voi vedrete che se andate da gente che ci lavora in questo settore e che lo fa, voi vedete sempre, cioè, bene, nell'intonaco, cioè, io ci metto la calce aerea, però ci metto anche un po' di calce idraulica. Sempre lo fanno, quando va bene, se no ci mettono un po' di cemento. Perché un intonaco in grassello ci vuole molto più tempo, è più delicato nella fase iniziale e ci impiega molto più tempo a asciugarsi. Noi si vive in un mondo dove va fatto tutto veloce e quindi questo rompe le scatole. Allora, mettendoci la calce idraulica ha un comportamento che si avvicina molto al cemento come presa, ma anche come resistenza, e quindi la calce idraulica spesso viene usata per fare gli intonaci esterni. Ora, chiaramente fare un intonaco esterno fra la calce idraulica e il cemento, meglio farlo con la calce idraulica. Però al di là del meglio o del peggio, l'importante è di sapere come funzionano i materiali e come solitamente vengono usati. Cioè, se io devo fare un intonaco esterno, io so che al meglio, se me lo posso permettere, sia per costi che per tempi, di farlo in grassello di calce. Se devo andare a murare in una fondazione dove c'è una falda e c'è l'acqua, di sicuro non uso il grassello di calce, tendo a usare la calce idraulica. E di calci idrauliche ce ne sono di due tipi. Se voi andate sempre a comprare la calce idraulica, ecco, la calce idraulica ecco, costa su una buona calce idraulica costa su 5 euro a sacchetto. Voi vedrete, avrete questi marchi NHL, detta anche calce idraulica naturale. E la calce idraulica NH. Allora, la calce idraulica NHL è veramente naturale, è quella se serve, che è da comprare secondo me, però non viene più prodotta come la producevano i romani, perché verso il 1700, sempre in maniera empirica, perché ancora non avevano capito come funzionava, però videro che a usare dei carbonati di calcio in determinati punti, e la prima cava che scoprirono aveva essere a Trieste, a Padova, che direttamente il carbonato di calcio che veniva cotto dava una calce idraulica invece di una calce aerea. Perché? Che queste sono sempre delle marne, quindi carbonato di calcio, dove in questo caso ci sono delle impurità. Quando delle impurità dissilicati di alluminio e quindi argilla. Quando queste impurità sono in un range fra l'11 e il 20%, si ottiene direttamente una calce idraulica. Per cui l'industria ora che cosa fa? Senza aggiungere la pozzolana. Quindi ora l'industria che fa? Sfrutta queste cave, quindi non c'ha da fare prima il grassello 24 mesi, cuoce questa cosa qui, la idrata e abbiamo detto, quindi è una cosa anche intelligente. Tra l'altro, questo sistema qua è stato il precursore del cemento del Portland, perché il cemento è lo stesso materiale della calce idraulica, soltanto ha in più
ha una percentuale in più di silicati d'alluminio. La differenza fra una calce idraulica e un cemento è che il cemento viene cotto a 1262 gradi, non mi ricordo il preciso, e sono i silicati di alluminio che si clinkerizzano, cioè tendono, lo portano a una cottura tale che quasi si vetrifica, ma non si deve vetrificare. C'è un momento che da 900 gradi a 1260 gradi si clinkerizza, cioè prende una forma particolare che dà poi le caratteristiche al cemento, quindi di pronta presa, di resistenza, di quant'altro. Quindi, se voi vedete, fa parte tutto della stessa famiglia di materiali. Quindi dire che il cemento non è naturale, mentre la calce è naturale, è una boiata, perché si parte sempre dalla stessa. È come dire, se io faccio una torta con la farina e 10 uova, e se poi le uova le cuocio in una maniera o un'altra, non è che posso dire quella una è naturale o quella non è naturale, è un procedimento diverso, e quindi si ritorna all'utilizzo, è l'utilizzo che ti rende un materiale sostenibile o meno. Quindi NHL, a seconda della quantità di silicati di alluminio che ci sono all'interno di queste marne, va bene, poi si può ottenere delle calci più o meno resistenti. Quindi vedete calce NHL 2,5, 3,5 fino a 5, e una calce con parametro 5 è una calce a più resistenza meccanica rispetto a una che ha 2,5, però perde l'elasticità, cioè più dura, però parte questo. Mentre le calci idrauliche con il simbolo di NH, quelle sono da evitare, perché lì la partenza per fare questo prodotto qui è il cemento, il Portland, e ci mettono dentro degli additivi, non so, stanno neanche a guardare che ci mettano, per lo stesso motivo che non me ne frega nulla. Quindi è da evitare le calce idrauliche con questo simbolo qui, in pratica vi rimettete in casa il cemento. Bene. E con la calce, la panoramica, che avete domande? Chi la produce la calce idraulica in Italia? Perché io... Parecchi. Allora, in Italia sono in tanti che producono la calce idraulica naturale, perché insomma ora hanno un certo mercato, perché insomma la gente comincia. Il problema qual è? Il problema è che i fornitori, ad esempio, hanno molta più interesse a venderti questo, ad esempio, rispetto al grassello. Quindi quando uno va lì e dice: bene, te sei, vendi la calce, la produci, sei un esperto, mi dai un consiglio? Ti danno sempre dei consigli del cazzo, perché questo, cioè, il meglio è sempre quello che produca loro, non quello. Quindi c'è da sempre, ma io ci combatto dalla mattina alla sera con quel intonaco premiscelato tipo quello della Weber, cioè intonaci, esatto. Ma anche gli intonaci, ad esempio, allora, ci sono delle soluzioni dove, quello che dice Andrea, dei premiscelati, dove se tu compri delle confezioni più o meno grandi, dove all'interno hai tutto già, noi si è detto prima, si fa le prove, si guarda, lì ti arriva un sacchetto dove te tu lo metti in betoniera, ci metti l'acqua, è già tutto fatto. E per le imprese, perché noi non è che bisogna essere talebani, io ad esempio quando so che un edificio in paglia lo deve costruire un'impresa, quando vado a fare formazione non è che mi metto lì a dirgli: bene, allora gli intonaci si fanno a mano come con l'autocostruttore. Bisogna dire che l'intonaco bisogna farlo poi con l'intonacatrice, quindi bisogna trovare sistemi per l'impresa che sono un po' diversi. Però, ad esempio, rispetto ai premiscelati, io con le imprese con cui ho lavorato gli ho dimostrato che se si andava a comprare
il prodotto da una parte e il prodotto da un'altra, anche mettendoci la manodopera, poi risparmiano parecchio, perché poi l'impresa non è più in grado di calcolarsi i costi in maniera diversa, perché prendano per scontato che il sacchetto dove c'è tutto, non devono pensare a nulla, sia meglio e meno costoso di un altro, e spesso non è così. Ad esempio, anche nella terra cruda ora c'è chi vende, arrivano dei sacchi, quelli bianchi enormi, con dentro già la sabbia, la terra, e magari si fa 500 km. È una cosa, cioè, che io debba trasportare per 500 km sabbia e terra è da coglione. Cioè, e poi costa un sacco di soldi. Allora, io con l'ultima impresa, che era un lavoro in Toscana, sono andato da chi produce mattoni e se gli ho fatto comprare l'argilla in polvere, che non costa nulla, è costato il trasporto, ma insomma è stato trasportato per 30 km. Sono dei tipi di argilla che costano di più rispetto ad altri, perché hanno delle prove, diciamo, le prove reologiche resistono a meno 40 gradi, sono usate Sì, per ma se io esterni. devo fare l'intonaco interno in cosa? Io prendo l'argilla, a parte se posso prendo l'argilla che ho sul posto, ma se no qualsiasi argilla che prendo, gli fai i test, la mette, ma l'impresa in quel caso lì veramente c'ha un utile enorme, perché di materiale non spende quasi nulla Problema rispetto a... dell'argilla nel materiale, la cottura, perché spesso si rompe quando tu la vai a cuocere. No, ma io ho Sì, bisogno di argilla non cruda, c'è io niente. non devo Bravo. mia voce nulla. No, Per i mattoni, proprio per i Terra mattoni. cruda. I Terra cruda. mattoni, Terra cruda. se devo fare mattoni, ora, se devo usare i mattoni cotti li compro, perché non è che mi metto a cuocere Compri i mattoni. mattoni solari, c'è un mio amico di fa. Sì, vabbè, quello poi se per sperimentare, per divertirsi, si può fare tutti, ma poi c'è un limite anche all'energia che si può mettere in una cosa. Tra l'altro volevo parlarvi un po' di autocostruzione. Quindi niente, io con la calcio ho finito, perché se avete domande... Sì, ti volevo chiedere una specie di tabella, diciamo, su ogni singolo materiale di quelli di cui parlavano sulla calce, pro e contro e l'utilizzo, diciamo, ottimo per ciascuno. Per esempio, quando hai parlato della calce idraulica rispetto al cacciopesto, sono tutte e due impermeabili, no? Sì. Quindi, diciamo, nella scelta, per esempio, in una cisterna, se mettere cacciopesto o cioè cosa Allora, valuti tu? io di solito mi muovo in questa maniera. Quando c'è da murare in presenza di acqua, quindi io ho bisogno di malte, perché ho l'acqua in fondazione, allora vado sulle calci idrauliche. Se invece devo fare un intonaco, rivestire una vasca, preferisco il cacciopesto. Perché? Perché allora, per gli intonaci intanto ho una colorazione già bellissima, se uno gli piace il colore del cacciopesto. E poi posso lavorare con più strati e quindi avere una permeabilità maggiore, perché la calce idraulica mi fa presa, bene, mi fa presa dentro l'acqua, mentre il cacciopesto mi evita il passaggio dell'acqua, cioè ha due funzioni diverse. Quando avete capito la funzione, poi i vari utilizzi ci si arriva tutti a cos'è. Questo si fa, insomma, Quando senza presenza d'acqua, eh? ecco. Questo è Esatto. quando rivesti la vasca vuota. Esatto, il Invece la cacciopesto calce si idraulica usa quando quando lo io non ho indossi. acqua, ma ce la devo Poi il mettere. muro La bagnato. calce idraulica io la utilizzo invece quando ho l'acqua, perché non ce l'ho messa io, ma ce Magari interessa anche a tutto il discorso dell'olio di vino cotto. l'ho. Sì, allora, con il cacciopesto
o meglio, anche senza occio fresco, questo, ad esempio, se io devo fare un pavimento, partiamo da lì. Te ce l'hai degli steli di legno a casa, sì? Si può fare un telaino anche di 1 metro quadro? Più di un metro quadro, Ah, di diciamo, 8 per centimetri fare ce l'hai? 6, o 8? Allora si può, di altezza? Altezza. Ah, si può fare una, Steli? sì, degli steli, Tipo un, muraletto. tipo anche muraletto, per fare una cornice per terra di 1 metro. E oggi pomeriggio si prova a fare anche quello, speriamo si faccia, fare un pavimento. Se io devo fare un pavimento in terra cruda, se devo fare un pavimento in terra cruda e magari ci voglio, e lo voglio rendere impermeabilizzato, io ho 2 strade, di fare un massetto di terra cruda e per il pavimento si mette poco legante e tanta sabbia perché deve reggere a sollecitazione meccanica molto, molto di più rispetto a un intonaco, e non ho il problema perché l'intonaco a me mi si deve anche aggrappare nel muro, quindi deve avere anche molto legante. Allora, se io dovessi fare un pavimento con questa terra che abbiamo qua, quella che si è visto ieri, io metterei una proporzione, proverei a mettere una proporzione di 1 di legante e addirittura 6 di sabbia. E anche in questo caso, se si liscia, è meglio. E mi faccio il pavimento. Poi ho un problema, che in superficie, io un pavimento non solo deve avere una resistenza meccanica, ma se mi casca dell'olio, se mi casca dell'acqua, non deve assorbirmi questa cosa. Allora io ho 2 strade. O ci faccio un 2 centimetri, un centimetro e mezzo di malta in cocciopesto e quindi lo impermeabilizzo, oppure in maniera più semplice posso fare dei trattamenti con olio di lino cotto in questo caso. E si fa un primo trattamento un giorno. Si dà con il pennello e poi con un cencio si incomincia proprio a lucidarlo. E poi il giorno dopo, bisogna darlo, deve essere non caldissimo, ma su 40 gradi. E poi il giorno dopo se ne dà un'altra applicazione sciogliendo dentro l'olio di lino cotto un po' di cera d'api. E si rifà la stessa cosa, sempre dandolo spargendolo con un cencio, proprio come una a lucidare. Fate conto che il giorno dopo, poi il pavimento è pronto, è un pavimento molto duro e ben impermeabilizzato. Torno a ripetervi, questa non è la tecnica, è una delle esperienze. Poi, magari se sentite altre persone c'è il caso che ci siano altri modi, altri Va sistemi. bene anche come protezione esterna dell'intonaco. Sì, secondo me sì. Un saldamento che va fatto ogni 2 anni, 5 anni, questo del vino No, un cotto. pavimento, a meno che non ti si allaghi per qualche motivo, è un trattamento che fa una volta e basta. Per l'esterno io non ho esperienza. Con Andrea si farà delle prove e ci tutte aggiornate, perché uno dei problemi della nostra rete è quello che tanti sperimentano e purtroppo ci sono pochi luoghi dove confrontarsi. Noi si fa le riunioni 2 l'anno, ma sono insufficienti perché poi man mano che ci sono tante persone aumentano i progetti, aumenta l'esperienza e quindi bisogna trovare sempre i meccanismi di tenersi in contatto quando uno fa una sperimentazione e vada poi a vantaggio di tutti. Le proporzioni per fare un massetto di terra Un assetto. Allora, dipende sempre dal tipo di terreno o d'argilla che uno usa. Per
Io ti dico, qui a naso, con quella terra che con quell'impastino si è fatto ieri, io userei una parte di barbottina e sei parti di sabbia. Però la sabbia rispetto a un intonaco ci va più del doppio in un pavimento. Per la messa in opera invece del cacciopesto, qual è il procedimento? Quello di un intonaco normale, però lo devi tirare, spatolare un po' di più. Perché io, diciamo, al corso con Saviana, lo conoscerai probabilmente, Pino Massaro, che vabbè, insomma, un cilentano che fa cacciopesto, e ci parlò di un procedimento che era molto laborioso, cioè c'era prima la messa in opera, poi per 16 giorni mi pare che si andava a mettere acqua e ripestare il cacciopesto. Ora, No, io dalle esperienze che ho va tirato di più con la mestola americana quando arrivi a lisciarlo, e poi una volta che ha tirato. sì, poi più c'è, cioè, hai il rischio opposto, la rendi sempre più lavorabile in realtà se la schiacci troppo. No, il discorso è questo. Ora, quando si parla di intonaci, ora, io ho parlato di malte, ma di intonaci ancora non vi ho parlato, magari se ne parla oggi pomeriggio. L'intonaco c'è tutto un procedimento, cioè non è che uno va lì, butta la roba e via. Ci sono vari strati, ogni strato ha le sue caratteristiche e anche i suoi tempi. Ma questo vale per tutto, cioè nel cacciopesto io perlomeno uso la tecnica con cui si fa sempre gli intonaci, e quindi ha i suoi tempi e le sue modalità. Cioè, la malta del primo strato ha una caratteristica diversa dell'ultimo strato. Proprio questo volevo chiederti, se in merito all'intonaco volevi accennare a questo fatto degli strati, in che modo vai alla composizione Sì, passando allora. dagli strati? Però c'era da fare l'esercitazione sull'acqua, se no non si fa. Comunque, andiamo avanti, poi vediamo. Però se si va oggi, io lo farei oggi da te, così si vede anche visivamente, si vedono visivamente certe cose. Quindi se non avete altre domande io mi fermerei qui. Sì? Scusa, prima quando hai parlato degli intonaci esterni hai detto, diciamo, che l'intonaco con un mix, diciamo, di grassello di calce e calce idraulica va più veloce, però, diciamo, cosa non ti convince? In che cosa perde rispetto a un grassello di calce puro, diciamo? Che io nella frazione ci metto di calce idraulica, non ho la carbonatazione, ho due materiali diversi. Ah, Quindi è intanto, meno, dura meno, perché non pietrifica, diciamo, no? cioè, io ho un materiale meraviglioso che mi può durare 2000 anni, ce ne metto uno che, una, che secondo me non ha, anzi, peggiora le prestazioni dell'intonaco, perché io ho un effetto immediato e mi tira subito. Però ad esempio perdo l'elasticità, tanto per dirne, La perché traspirabilità. no, la traspirabilità non tanto, ma l'elasticità di sicuro. E io preferisco avere, cioè, se devo tendere ad avere un intonaco che mi duri tanto, il fatto che sia più elastico mi interessa, perché comunque con l'alternanza delle stagioni i materiali all'interno mi si muovono poco quanto tu vuoi. Però muoviti oggi, muoviti domani, poi l'intonaco ne puoi risentire. Altri sopra Te del tutta pavimento? sempre paura di fare domande stupide. Sono No, no, perché mi sembra le logico. risposte che possono essere stupide, ma le domande sono sempre pertinenti. Allora, io ho un pavimento in cemento armato su cui ho messo le mattonelle, le ho messe come le mettono tutti i mattonellari di questo mondo. Tolgo mattonelle, tolgo quello che serviva per mantenere le mattonelle. Posso fare un pavimento in terra cruda sopra? Certo, lo puoi fare, allora, anzi, ma te lo potresti fare, cioè, te lo puoi fare anche su un massetto di cemento, cioè non è che quello che hai sotto in qualche maniera ti. Quindi quello che devi vedere è la quota, Lo spessore.
è lo spessore che per fare un buon pavimento, insomma, minimo minimo ci vuole 5 centimetri, 5 centimetri, l'ottimale è 8, quindi devi ritrovare questi 5 centimetri. Se hai una delle mattonelle normali, solitamente sono 1 centimetro più la colla, 1,5 centimetri, quindi devi andare a ritrovare la quota. Oh, quelli hanno messo il cemento. Sì, però insomma, meno roba tu togli e meno tu lavori. Invece lo strato di cacciopesto per impermeabilizzare, quanto è spesso? Più spesso lo fai, Da un metro. segui le regole dell'intonaco. Cioè da un minimo di, cioè giusto per avere Minimo 3 un'idea. centimetri. Minimo. Dipende anche da sotto cosa, perché se sotto hai argilla o roccia, hai una. No, allora, quando Ma vai a se sotto mettere, hai. una malta di cacciopesto, allora, con il cacciopesto io ci posso fare anche massetti, allora, e poi ci posso fare intonaci. Quindi dipende, quando io vado a fare l'intonaco, perché è quello che mi va a contatto con l'acqua, devo avere una situazione complanare e regolare. Quindi posso ottenere questa complanare, insomma. Questo effetto lì, regolarizzando o con una malta o con un'altra, e quindi posso fare anche una malta di cacciopesto, un massetto. Se io devo fare prendiamo un marciapiede, no? Che il marciapiede mi interessa e non ci passi l'acqua perché me la tiene lontana dal fabbricato. E a quel punto, se arrivo in un posto dove ho già fatto la platea e quindi i marciapiedi con il cemento, posso fare i 2-3 centimetri di cacciopesto. Se invece non ho questa sottostruttura sotto, me la devo costruire, quindi magari ci farò la massicciata, la regolarizzo con ghiaia. Poi ci faccio una gettata o di calce o di cacciopesto, insomma qualcosa per farmi il massetto, e poi l'ultimo mi faccio Lo strato di l'intonaco. E cacciopesto. quello che cambia è la granulometria che uso, perché se vado a fare gli intonaci si parla di sabbie, se incomincio a fare massetti si comincia a parlare di ghiaie.